Ogni sera un escursionista si accampa e sa che dovrà combattere tutta la notte contro un grande nemico, la condensa. Oggi vi do 7 consigli per vincere questa battaglia e per evitare che si formi la condensa all'interno della vostra tenda. Prima di vedere i 7 consigli andiamo anche a capire come si forma la condensa. È molto semplice, quando noi respiriamo, una volta che andiamo ad espirare, andiamo ad emettere del vapore acqueo che va nell'aria. La differenza di temperatura tra la parte interna della tenda, dove siamo noi che la riscaldiamo, e la parte esterna, tendenzialmente più fredda, fa sì che questo vapore acqueo vada a condensarsi sulla parete della tenda. E infatti avremo le classiche goccioline che fanno la condensa. Molto semplice, e adesso che sappiamo da cosa è dovuta, vediamo anche come evitarla. Il primo consiglio è quello di scegliere una tenda che faccia poca condensa di suo. Infatti esistono due tipi di tende, le tende doppio telo e singolo telo. È molto semplice da intuire come sono fatte. Una tenda a doppio telo è fatta da due parti, una parte interna che tendenzialmente di solito è zanzariera e una parte esterna che è il telo impermeabile vero e proprio. Cosa succede? Che quando noi andiamo a respirare si formerà comunque condensa sulla parte esterna del telo. Ma essendo proprio sulla parte esterna del telo ci darà molto meno fastidio, questa tenderà a scivolare sul terreno evitando che ci dia fastidio durante la notte, perché noi saremo nella parte interna della tenda, saremo protetti anche da tutta la zanzariera. Una tenda a doppio telo tendenzialmente va a creare meno condensa e anche a darci meno fastidio. In una tenda a singolo telo invece il telo impermeabile fa sia da parete esterna sia da parete interna, questo vuol dire che non abbiamo due teli. In questo caso tutta la condensa che andrà a crearsi sulla parte interna del telo resterà all'interno della camera dove dormiamo ed è molto probabile che scivoli, che goccioli anche sui nostri vestiti, sui nostri sacchi a pelo. Dunque con una singola tela tenderemo ad avere sicuramente più condensa e sarà anche molto più fastidiosa gestirla durante la notte. Il secondo consiglio è quello di scegliere per bene dove andare a posizionare la tenda, soprattutto perché questo fa più del 50% della possibilità che si formi condensa. Innanzitutto evitate di mettere la tenda vicino a dei fiumi, dei corsi d'acqua, dei laghi. Questi saranno sempre molto più umidi e questo porterà sicuramente a una percentuale maggiore di formazione di condensa. Il terzo consiglio è probabilmente il più semplice, ovvero quando noi compriamo una tenda troviamo di solito nella parte alta delle finestre da poter andare ad aprire in modo tale che l'aria possa defluire nella parte esterna, evitando la condensa. Mi raccomando, apritele sempre e apritele tutte. Se nonostante ciò la vostra tenda continuerà a fare tanta condensa, potete dormire, se non piove, anche con le pareti aperte, soprattutto se avete una doppio telo. In questo modo potrete veramente dormire con la massima arietà della tenda, facendo sì che passi tanta aria all'interno e che toglierà tutta l'aria calda da noi emanata, evitando dunque la condensa. Il quarto consiglio invece, legato a quello precedente, naturalmente se dovesse piovere non possiamo tenere la porta aperta. In questo caso allora dovremo alzare la parte esterna della tenda. Alzando la tenda andremo ad aumentare tutto l'afflusso di aria e tramite lo stesso principio l'aria entrando dalla parte bassa tenderà a uscire da quella superiore, così da togliere tutta l'aria piena di umidità che abbiamo espirato. Il quinto consiglio è un errore che ho visto fare da tantissimi trekker, ovvero quello di posizionare lo zaino a diretto contatto con la parte esterna della tenda. Questo è sbagliatissimo perché facendo così andremo a ridurre di molto l'ingresso dell'aria nella parte interna della tenda e quindi andremo a ridurre tutto quel ricircolo d'aria che dovrebbe portare l'umidità all'esterno. Lo zaino possiamo, se vogliamo tenerlo nella parte esterna, avvicinarlo alla tenda, quindi metterlo più vicino alla tenda in modo tale da garantire un afflusso d'aria. O se abbiamo magari una tenda bella grossa, metterlo anche direttamente all'interno della camera interna. In questo modo non andremo ad ostruire il passaggio d'aria e la condensa sarà più semplice che non si andrà a formare. Il sesto consiglio è quello di evitare il più possibile di cucinare o nella veranda della tenda o direttamente dentro. Cucinando all'interno della tenda andremo a creare molta più umidità, molto più vapore acqueo rispetto a quello che andremo a creare normalmente. Dunque una maggior condensa. So che questo può essere anche un problema nel momento in cui magari piove, perché se piove non possiamo cucinare all'esterno. In questo caso vi consiglio di cucinare magari nella veranda e di andare ad aprire una parte della porta, facendosi di creare un piccolo camino dove possa andare a far uscire tutto il vapore acqueo. In questo modo tenderà ad uscire, non resterà all'interno della tenda e ci eviteremo di aumentare la condensa. Il settimo ed ultimo consiglio è quello di evitare di stendere gli indumenti bagnati all'interno della tenda. So che molti di voi pensano che mettendoli qua tenderanno ad asciugarsi, è completamente sbagliato, non si asciugheranno praticamente mai.
anzi, essendo magari bagnati e molto umidi, andranno ad implementare l'umidità all'interno della tenda, favorendo maggior condensa. Dunque, questi vestiti bagnati è meglio non tenerli all'interno della tenda, anzi è meglio magari isolarli in qualche sacca di compressione e in qualche dry bag, in modo tale da tenerli al chiuso, evitando che possano emanare ulteriore umidità. Poi, se dovrete asciugarli, potrete asciugarli il giorno dopo, magari direttamente al sole, ma non tenerli all'interno della tenda. Esistono dei casi in cui la condensa però è inevitabile, non potremo farne a meno. Voglio però darvi qualche consiglio per poter gestirla al meglio ed evitare di passare una brutta notte. Il primo consiglio, soprattutto se prendiamo una tenda monotelo, è quello di prenderla abbastanza grossa. Evitiamo di prendere una tenda piccolina dove potremo andare a strusciare la parte superiore ed inferiore del sacco a pelo sul telo esterno. In questo modo eviteremo sicuramente di andare a togliere tutta la condensa che si è formata durante la notte e di bagnare il sacco a pelo. Il secondo consiglio riguarda proprio i sacchi a pelo. Meglio optare per dei sacchi a pelo magari con un trattamento DVR che faranno scivolare via l'acqua se proprio dovesse cadere qualche goccia. In questo modo il sacco a pelo, che sia in sintetico in piuma, non andrà a bagnarsi e dunque non avremo problemi con la temperatura di comfort del sacco a pelo. Il terzo ed ultimo consiglio è quello sempre di andare a tirare tutti i tiranti delle tende. Soprattutto magari utilizziamo anche qualche bastone per tenerli belli alti, così da aumentare di tanto lo spazio vivibile all'interno della tenda. In questo modo andremo sicuramente a crearci minori possibilità di contatto con le pareti esterne dove ci può essere la condensa e soprattutto a favorire lo scambio d'aria tra la parte esterna e la parte interna. Dunque ragazzi, questi sono i miei 7 consigli per andare a ridurre la condensa all'interno di una tenda. Adesso però voglio sapere anche i vostri consigli, che trucchetti utilizzate per andare a diminuire la condensa quando fate delle notti in tenda. Mi raccomando, scrivetelo qua sotto nei commenti così ne discutiamo assieme. E nella speranza di essere stato esauriente esaustivo anche per questo video, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!